Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Finalmente ci siamo. Siamo all'interno della nostra versione JAP, dove finalmente sono usciti i nuovi banner. È uscito il nuovo Raid Boss, che vi faccio subito vedere in anteprima. Eccolo qui. Dove praticamente, ne abbiamo parlato già nello scorso video, abbiamo la possibilità di affrontare il Raid Boss e successivamente ottenere i blossom e ottenere le ricompense che in questo momento mi servono in maniera abbastanza evidente, perché ho Artemisia Garland senza blossom, quindi già due devo necessariamente prenderli, e poi un terzo che andrà a Kuja, visto che comunque di Kuja già ce l'ho completo, quindi devono andare assolutamente a lui. L'evento al solito è molto è abbastanza semplice, quindi fare il raid boss prima in singolo e poi in multiplayer, però questa volta a quanto pare c'è anche la difficoltà caos, e questa sarà una bella gatta da pelare, perché io ho Kuja come sinergico, quindi va bene, però molto del lavoro che servirà è giustamente incentrato su Lilyseth. Questo è un boss che comunque si darà praticamente buff a non finire, ed è per questo che appunto vi serve Lilyseth, per evitare che questo boss si buffi e che quindi possa prendere in un qualche modo il sopravvento. I banner, ecco, già nel frattempo arrivano le prime ricompense da raid boss, perché ci saranno già chi sta ovviamente nerdando, tra virgolette. Abbiamo il primo banner con X Plus di Kuja ed X Plus di Lilyseth. Mi sono scordato di dirvi che è stato rilasciato anche il costume alternativo di Kuja, di cui ne abbiamo già parlato la scorsa volta, e c'è stato un rerun del costume di Jidan, quindi è possibile trovare sia il costume di Kuja che di Jidan. Dove c'è un altro banner, dove c'è appunto la ex di Jidan e la ex di Lenna. Ex di Lenna che non mi dispiacerebbe trovare, perché non ho il personaggio, se non sbaglio, completo. Però comunque già avere la ex sua da parte potrebbe essere un investimento per il futuro. Lenna al momento è una tra le migliori healer del gioco, ovviamente sorpassata da Aerith, ma per ovvi motivi. Però c'è da dire che è davvero un'ottima healer. E poi è uscito, se non sbaglio, forse no. Ok, no, pensavo fosse uscito un altro banner, invece no. Per cui andiamo a vedere subito queste ricompense. Quali sono? Che vediamo cosa ci stanno iniziando a dare. Vabbè, soltanto cristalli al momento, perché il raid boss è cominciato da 10-15 minuti, cioè proprio pochissimo tempo. Quello che invece voglio fare è andare a sbloccare già subito l'arma X di Kuja, del mio Kuja. Eccolo qua. Quindi utilizziamo un altro dei libri che abbiamo a disposizione. Ecco, e ci prendiamo un altro lingotto. Ora, tecnicamente dovrei averne due, se non sbaglio. Esatto, dovrei averne due. Quindi, a breve, se dovessi trovare la ex di Lilyseth e comunque max limit breakarla, tecnicamente avrei già altri tre lingotti. Molto buona la sfera di Kuja, che praticamente aumenta il danno Brave AOE di tot percentuale ogni turno, quindi per lui è direi perfetta. E poi invece quella di Lilyseth, che invece aumenta il Brave del 5% ogni turno quando infligge un debuff. Quindi due sfere che ovviamente sono adattissime per i personaggi che abbiamo a disposizione. Nel frattempo qua la inizio a portare subito a livello 25, anche se già potrei portarlo a due limit break, che non è affatto male, perché sblocca il potenziale quasi completo. Però aspetto di vedere come mi vanno le pull, visto che comunque questo sarà un video pull. E poi man mano mi farò l'evento e farò dei video anche sull'evento. Allora, la prima già, tra l'altro possiedo anche parecchi ticket, quindi è probabile che cercherò la ex di Lilyseth. Prima però facciamo una cosa, facciamoci questa multi, che è quella che mi interessa meno. Tra l'altro è una multi gratuita, per cui non ci sputo minimamente. Connecting, loading, mamma mia. Ho trovato entrambe le ex praticamente, perché per fare così
cambio a 6. Dieci e 11, no, meglio, non ho trovato niente, va benissimo, sono due Power Stone. Due Power Stone che sinceramente non mi dispiacciono, perché sapete che Gidan non lo buildo perché non mi piace proprio come personaggio. Rydia ce l'ho già con 15 e 35, quindi mi servirà in futuro quando soltanto la sua ex, per cui diciamo che non è quello che mi interessa. Lilyset ce l'ho completa, anzi no, mi manca la 15 di Lilyset a dire la verità. Kusha ce l'ho completo, Palom non ho la 15 se non sbaglio, ma non mi interessa, lui è senza dubbio il personaggio che mi interessa meno. Quindi vediamo qua la free multi come va. E dopo decido se utilizzare i ticket, perché comunque ho anche i ticket a disposizione, ne ho un bel pa'. Non ho contato, quindi non so quanti sono. Ok, questa dovrebbe essere la 35 di Kuja. Sì, che comunque è, per essere una free multi non è male, ma non è quello che mi interessava. Ho 100 e passa ticket, per cui direi di poterne utilizzare anche la metà, quindi fermarmi attorno ai 50 ticket e vedere che cosa succede. Sinceramente la ex di Lilyset la cerco. La ex di Lilyset la cerco perché è un ex che va in plus, è un ex che è utile. Lilyset come debuffer è eccezionale, per cui non vedo il perché non debba provarci con i ticket. D'altronde, avendo già Kuja e non interessandomi Palom, se riuscissi a trovarla con i ticket sarebbe davvero una grande cosa, anche perché le gemme, ripeto, col fatto dell'introduzione del PD token, preferisco tenermele proprio come ultima risorsa. Ho anche registrato i video del Global, che vedrete nei prossimi giorni, visto che comunque anche nel Global è periodo. 35 di Lilyset, che già comunque ho maxato. Vi stavo dicendo che ho registrato anche la sezione global, per cui arriveranno i video anche del global in questi giorni, dove sono uscite le ex di Van e di Trish e ci sono stati nuovi Awakening. Quindi centesimo ticket. Vediamo se la striscia 35 di Palom, non male, perché comunque di lui ho la ex, ma non ho le altre armi, quindi potrei farci un pensierino, ma ripeto, è una cosa, dipende come un'altra 35, buona. Si sta praticamente autobuildando e la cosa non mi dispiace, tra l'altro. Ah, orb grigia, attenzione. La 15 di Palom, che non mi dispiace, perché praticamente si è autobuildato già. Ho 15 e 35. Dovrei, 15 di Kuja che già c'ho, dovrei semplicemente maxarle per avere Palom completo praticamente, con 15-35 dovrei fargli poi gli artefatti, ma quello è un discorso a parte. Non stanno andando malissimo i ticket, pensavo peggio a dire la verità, invece non stanno andando affatto male. Tecnicamente i ticket qua potrei anche utilizzarli tutti, però diciamo che vorrei comunque conservarne una parte, perché i ticket sono quelle risorse che mi serviranno al momento
perché tutti i personaggi che ci sono nel gioco ho già la ex. Diciamo tutti i personaggi che usciranno da ora in avanti, dato che usciranno comunque in doppio banner con doppia ex praticamente, io almeno uno di quei due già ce l'ho. Per cui investire le gemme su un banner dove io già possiedo personaggi che hanno la ex, sinceramente non mi va più di tanto. Ed è per quello che appunto voglio avere i ticket, voglio conservare i ticket. La ex di Kuja. Buona. Ottima. Questa è ottima. In futuro potrò tranquillamente avere un'altra orb come la sua, che è veramente buona. Ve la faccio vedere. Sì, la ex di Kuja dal ticket, bellissima. Peccato che già ce l'ho, quindi non mi entusiasma più di tanto. Ecco, la sua sfera praticamente è quella che vi ho detto io. Inflige tot danno in percentuale sugli attacchi AOE, quando brecca o attacca nemici breccati. E la ex di Kuja, tanta roba. Ripeto, peccato che già ce l'ho. Però è buona perché avrò un'altra orba a disposizione quando sarà da dare, molto probabilmente ad Artemisia, visto che lei è un'altra che attacca AOE. Però diciamo già una ex con relativamente pochi ticket mi va bene. Peccato, poteva essere quella di Lilisette, l'avrei preferita di più rispetto a quella di Kuja, ma vabbè, non si butta, di certo un ex non si butta. Altra Power Stone, ottimo. Questa è un'ottima occasione per me per fare Power Stone, perché sono praticamente a secco. Ti prego, non essere un trollino, dai. Altra 15 di Palom. Non mi fa schifo. Non mi fa schifo l'idea. Attenzione. Back to back, ti prego, dammi. Ecco. Troll. Che cosa? What? Un off banner. Però vabbè, Power Stone. Non buildo Sid, non mi interessa. Dai, dai. Siamo quasi a metà. A 50 mi fermo e faccio una multi, che sarebbero praticamente le gemme che ci hanno regalato dal report, quindi quelle le posso utilizzare. E poi mi finisco gli altri ticket, tanto li recupererò durante l'evento. Peccato per quell'ex di Kuja. Cioè, se non l'avessi ottenuta tempo fa, con i ticket sarebbe stato un grandissimo guadagno. Altra 35 di Lilisette che già c'ho, quindi Power Stone che non mi dispiace. Quindi ultimi due ticket. Ultimo. Va bene, facciamoci una sola multi, che sarebbero le gemme del report, quindi diciamo che ci sta. Una sola addirittura. 15 di palo.
Mamma mia, bruttissima questa multi, va bene. D'altronde le gemme del report sono le gemme del report. Continuiamo con i ticket. Vai, orb grigia, ti prego, non essere un troll. Ah, la 15 di Lilith, buona perché non ce l'ho. La 15 di Lilith non ce l'ho come vi dissi poco fa, quindi va bene. Mi va assolutamente bene. Posso tenerla di lato e utilizzarla magari per costruire l'Iliset piano piano. Mi stanno uscendo comunque un buon numero di orb grigie. Il problema è che non so come mai è un periodo di tempo che le orb grigie, almeno nel mio caso, sono la maggior parte troll. E quindi la prendo un po' a male, ecco. Ecco, addirittura off banner di Pain che non l'ho già buildata da Artemisia, figuriamoci se la buildo qua. Comunque la 15 di Palom mi sa che tra poco la riesco a maxare, quindi buono. Potrebbe essere un personaggio che magari potrebbe convincermi in futuro, Palom, chi lo sa. Qua ho avuto un lag. No. Ci ho voluto sperare un po'. Sto cercando di andare il più veloce possibile. Ecco, altra orb grigia. Troll. Vedete? La maggior parte delle orb grigie, nel mio caso, è troll. Cioè, non capisco sta cosa, ormai si sono praticamente fissati. Cioè, una volta per me le orbe grigie erano salvezza perché rappresentavano una oro, mentre ora invece sono troll. Oh, altra 15 di Palom, va bene. Mi sa che ormai questa l'ho max limit breccata da sola. E sinceramente la cosa non mi fa schifo. Così evito di sprecare Power Stone su una 15 CP. Attenzione, orb dorata direttamente, ti prego. Fa che sia la X. Sì, come no. Un altro off banner. Cioè, per trovare le off banner veramente, cioè, ce ne vuole. Ce ne vuole per trovare le off banner. Se potessi scambiare l'ex di Kucia con quella di Lilith, l'avrei fatto, però, possibilmente. Ok, 20 ticket, ci stiamo avvicinando all'inesorabile fine. È brutto quando incominci a vedere i ticket che scendono piano piano e che non ti danno niente. Però ovviamente il gioco dà, il gioco toglie. Già sono molto felice di aver trovato Artemisia in 10 ticket, quindi anche se non trovassi Lilith non me ne faccio una pena, ecco. Magari continuerò a pullare altri ticket per conto mio, ma non ne farò una tragedia, ecco. Stiamo avvicinando quasi agli ultimi 10 ticket. L'ansia si fa sentire nei 10 ticket finali.
orb grigia in questi casi sugli ultimi ticket. Un'altra ex di Kuja. Un'altra ex di Kuja. Cioè veramente? Io non ho parole. Un'altra ex di due ne ho trovate. Poteva benissimo essere l'ex di Diviset. Invece no. Diamogli un'altra ex di Kuja, perché siccome già, perché siccome ce le ha, giustamente, che fanno? Gliele diamo? Certo che gliele diamo. Ultimo ticket. Niente, si è chiuso qui il sogno. Mi faccio l'ultima multisola, perché tanto poi ritornerò alle 40k di gemme e mi fermerò lì. Faccio una sola multi giusto per chiudere questo ciclo. Madonna mia, quanti bronzi. Sì che non sto contando, perché ex di Lilisette. Sì, dall'ultima multi. Sì, grandissimo. Sì, fantastico. Fantastico. Meno male che ho fatto quest'ultima multi. Meno male, meno male. Meno male, meno male. Grande. Sono felicissimo. Ho tutto quello che mi serve. Tutto quello che mi serve. Ho trovato anche Lilisette. Due ex di Kuja addirittura. Ottimo. Non devo fare, non devo chiedere più niente. Sono a posto, va benissimo. Adesso cercherò di max limit breakarla con le Power Stone, che magari farò unendo le armi e unendo tutto. Quindi incomincerò ad allenare sia Kuja che Lilisette. E poi inizierò a portare anche qualche video sull'evento. Quindi direi che per il momento è tutto. Finalmente abbiamo anche la ex di Lilisette. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.